Buongiorno, oggi io e il mio compagno Danilo abbiamo il piacere di intervistare Giancarlo Caselli, nonché presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Giancarlo Caselli, 50 anni di impegno in difesa della giustizia e della legalità. Com'è cambiata l'Italia in questo mezzo secolo? Prima di tutto è cambiato, ed è cambiato moltissimo, l'intero mondo. È caduto il muro, in USA, paese ancora attraversato da pulsioni, chiamiamole così, di tipo razzistico, un nero è diventato presidente degli States, le due torri, il terrorismo internazionale, Papa Francesco, e questo comincia a portarci anche nel nostro paese, dove la situazione politica, che è rimasta a lungo bloccata, anche per effetto di Tangentopoli, di mafiopoli, cioè di inchieste sul versante dei rapporti tra mafia e politica, sul versante dei rapporti tra politica e corruzione, c'è stata, se non proprio una rivoluzione, un cambiamento radicale. Sono rimaste gravemente presenti forme di malaffare, forme di illegalità come l'evasione fiscale, la corruzione, le mafie. E però sono stati fatti dei passi avanti notevoli, soprattutto per quanto riguarda le mafie, non altrettanto per quanto riguarda corruzione ed evasione fiscale. E questi 50 anni, forse la cosa principale che ha proprio modificato e sta ancora quotidianamente modificando il modo di pensare, le coscienze, la cultura, è la televisione. Questo mezzo di straordinario impatto, di eccezionale invasività, pervasività, persuasività, che ha inciso profondamente sulle nostre abitudini, sulla nostra cultura, eccetera, non sempre in senso positivo. E poi il web, e poi internet. La modernità in generale in questi 50 anni è esplosa, con tutte le ricadute anche sul nostro costume, sulla nostra vita quotidiana che sappiamo. Passo la parola a Danilo. Buongiorno signor Caselli, io volevo avere una sua riflessione. Oggi si sente molto parlare della nostra società che è in una crisi di valori e sembra aver perso tutti i suoi punti di riferimento. Quali sono stati i principi a cui lei si è ispirato in questa sua vita e cosa vorrebbe trasmettere alle generazioni future? Io non ho molto da insegnare agli altri perché l'esperienza di ciascuno vale per lui e per lui soltanto, o poco oltre il suo perimetro. Fatta questa premessa, cosa dire? Che secondo me il valore principale che deve ispirare, dovrebbe ispirare la vita di ciascuno, è quello a cui ho cercato di ispirare me stesso, anche la mia esperienza professionale, è fare tutto, proprio tutto quello che si può fare, cercando di non risparmiarsi, cercando di mettersi a disposizione, cercando di darci dentro. Se ciascuno di noi fa quel che può, quel che sa, senza tirarsi indietro, senza rassegnarsi, eccetera, se tutti insieme ci comportiamo così, secondo questo valore, ecco che le cose potranno decisamente andare molto meglio. C'è però una crisi di valori, la prima parte della domanda è estremamente corretta. E qui torna in campo la televisione di cui abbiamo parlato prima, perché potentissimamente la televisione trasmette dei messaggi secondo i quali non importa tanto come sei, come siamo, non importano i valori, parola anzi che è passata addirittura di moda, che ciascuno ha dentro di sé, valori fondati sull'approfondimento, sullo studio e via seguitando. Importa soprattutto, se non esclusivamente, apparire. Apparire con un sorriso sempre magari stolido, ma sempre stampato sulla faccia, a prescindere. Apparire sgomitando, scalciando
in modo da buttare fuori strada gli altri che ostacolano il tuo apparire sempre di più. Tutto questo è brutto, tutto questo è l'anticamera della arroganza, dell'intolleranza, della illegalità. E se continuiamo così, valori che vanno a farsi benedire, che scompaiono, e apparire ad ogni costo imperante, rischiamo di andare a sbattere, tutti quanti di andare a sbattere. Giancarlo Caselli, nel 2011 l'Eurispes pubblica Agromafie, il primo rapporto sui crimini agroalimentari in Italia. Ci vuole dire quali risultati sono stati raggiunti in questi 6 anni? E inoltre, brevemente, se ci può spiegare cos'è e cosa fa l'osservatorio per combattere questo tipo di criminalità? E anche se vuole fare un appello per tutti quei consumatori per spiegare brevemente quali sono i rischi delle agromafie. L'osservatorio di Coldiretti, io dirigo, coordino il comitato scientifico, si propone di diffondere la cultura della legalità nell'agroalimentare per fare in modo che ci sia sempre più rispetto delle regole, legalità, in ogni segmento della filiera agroalimentare, così che ci si avvicini quanto più possibile ad un obiettivo che è quello di avere un cibo non soltanto buono e sano, ma anche giusto, cioè capace di tutelare l'interesse del consumatore, del cittadino, e nello stesso tempo gli interessi dell'economia virtuosa, degli operatori, degli imprenditori economici onesti. Ogni anno l'osservatorio produce un rapporto sulle agromafie, questo è il numero 5, lo abbiamo presentato il 14 marzo scorso, Eurispes e l'osservatorio sulle agromafie insieme, a quattro mani per così dire, è basato sul materiale fornito da tutte le forze dell'ordine che operano nell'agroalimentare e dalla magistratura che fa inchieste importanti sulle mafie in particolare, materiale che l'osservatorio insieme all'Eurispes elabora e poi lo traduce, lo trasferisce in questo rapporto. Il rapporto è forse il fiore all'occhiello, la cosa più importante, più significativa, più nota. Ma poi c'è un'attività di propaganda, per così dire. Si va in giro, molto in giro, a fare conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, per parlare di legalità e di legalità nell'agroalimentare in modo particolare. Un altro fiore all'occhiello dell'osservatorio sono i corsi che si organizzano ogni anno insieme alla Scuola Superiore della Magistratura di formazione professionale per magistrati sul diritto agroalimentare, versante civile e versante penale. Abbiamo un sito, abbiamo una rivista di diritto alimentare, abbiamo tante pubblicazioni ormai, in particolare a tutela del Made in Italy. Studiamo, valutiamo le situazioni, soprattutto ovviamente quelle critiche, poi cerchiamo di formulare proposte insieme agli altri soggetti pubblici e privati interessati, in modo da fare squadra per cercare di ottenere risultati più importanti. Altre due cose, tra le tante, tantissime, ancora che ci sarebbero da dire, vorrei ricordare, e cioè abbiamo lavorato una legge sul caporalato e la stiamo perfezionando, per così dire, perché la nuova legge è importante, un passo avanti significativo, ma come tutte le cose umane è perfettibile e noi vorremmo dare un contributo in questo senso. Abbiamo partecipato intensamente alla commissione di riforma dei reati in materia agroalimentari che ha istituito il ministro Orlando, affidandone a me la presidenza. Purtroppo non abbiamo ancora visto risultati tradotti in cifra legislativa. Noi abbiamo finito il nostro lavoro, un progetto di 49 articoli giudicato, se non unanimemente, con molta frequenza, buono, per non dire ottimo. Stiamo partecipando agli stati generali del crimine organizzato, curando una sezione di lavoro che si chiama proprio le agromafie. E niente, sono 3 anni oramai che l'osservatorio funziona, in questi 3 anni abbiamo fatto tante cose, ho elencato le principali, speriamo che, se non proprio tutte, almeno la più parte, alcune almeno di queste cose, siano risultate e sempre più possano risultare utili.
cosa si sente di dire a quei ragazzi che quando si informano, che sia via internet o tramite la radio e la televisione, non sentono altro che parlare di criminalità, di mafia, di corruzione nel nostro paese? Come si fa a raggiungere quel futuro migliore che spesso, di cui spesso sentiamo parlare e che ci auguriamo si raggiunga presto? È importante arrivare, studiare, riflettere, approfondire su tutti quelli che sono i profili della legalità. E io credo che non sia difficile arrivare a una conclusione, ed è che la legalità conviene, non è un optional, non è una cosa astratta. La legalità è qualcosa che se c'è si vive meglio. Perché legalità significa recupero di risorse, quelle che ci rapina l'evasione fiscale, quelle che ci rapina la corruzione, quelle che ci rapinano le mafie. Una quantità enorme di ricchezza che questa illegalità economica ci porta via, ci rapina, risorse che se avessimo, anche solo in parte, sicuramente, non c'è dubbio, vivremmo meglio. Campo sportivo in più, un centro per anziani in più, strade, ospedali, trasporti, scuole meglio funzionanti, maggior tutela del patrimonio artistico, del paesaggio, del territorio che frana da tutte le parti. Tutte cose che se le avessimo in misura maggiore, e le avremmo in misura maggiore se potessimo contare su più risorse, ci farebbero vivere meglio. Allora ecco che la legalità conviene. Dalla legalità dipende la qualità della nostra vita, dalla qualità dipende la qualità del futuro di tutti, dei giovani in modo particolare, che il futuro saranno ancora, fortuna loro, tutto da costruire. Ecco, ragionare in questi termini, che poi sono realistici, sono obiettivi, non sono opinioni, sono fatti, la legalità che conviene, ecco, è ciò che mi piacerebbe che i giovani imparassero, ciò di cui mi piacerebbe che i giovani si convincessero sempre di più nel loro interesse, perché inevitabilmente poi si tirerebbero su anche le maniche e ci darebbero dentro, perché a questo mondo nessuno regala niente. Se la legalità ci conviene, se la legalità può farci stare meglio, dobbiamo anche conquistarcela partecipando al dibattito, all'impegno civile su questo versante. Ci può spiegare da dove nasce l'illegalità e com'è possibile che sia così tanto presente nel nostro territorio? Sono tante le cause della illegalità. L'umana natura in alcuni casi, ecco, purtroppo. Ma soprattutto la mancanza di argini efficaci. Se non c'è una legge che funziona da deterrente, da impedimento, almeno virtuale, almeno potenziale, ecco che l'illegalità può dilagare. Poi i cattivi esempi, nel nostro paese ci sono anche dei pessimi esempi. Poi lo dicevamo prima, i messaggi televisivi che sono l'anticamera dell'illegalità. Poi certe filosofie secondo cui non vale la pena occuparsi di legalità e illegalità, perché succede da sempre, così va il mondo, non c'è niente da fare. La rassegnazione, ecco. Ma soprattutto il guadagno, il potere. Si commettono reati, si organizzano forme di criminalità, la criminalità organizzata appunto, per conseguire potere e accumulare soldi illeciti, per condizionare poi amplissimi settori dell'economia con conseguenze nefaste per la collettività. Perché l'economia che si sviluppa prevalentemente a vantaggio, se non esclusivamente a vantaggio, del crimine organizzato, della mafia, è un'economia che sicuramente non si preoccupa neanche un po' dell'interesse nostro, dell'interesse di noi come componenti della collettività. È qualcosa che prima o poi, in una certa misura sta già succedendo, scusatemi la frase maleducata, ma ci frega, ci porta chissà dove, e questo ovviamente non ci conviene. Va bene? Sì, grazie mille. Grazie a voi.